amici, bentrovati alla nostra rubrica di consigli per la lettura. Questa settimana, ti racconto un libro, si rivolge in particolare ai lettori più giovani, anche se ci sono libri e storie che non hanno età, che sono adatte ai lettori dagli 0 ai 100 anni. Ci dedichiamo e ci rivolgiamo questa settimana soprattutto ai lettori più giovani perché ci sono delle storie, ci sono dei personaggi, anzi delle persone che non passano mai di moda, non hanno una collocazione temporale specifica, ma appartengono alla storia. Non c'è un ieri, un oggi o un domani. E questo è il caso di Gino Bartali, campione di ciclismo, campione nello sport e campione di vita. La sua storia viene raccontata in questo libro, scritto da Paolo Reineri, A colpi di pedale, la straordinaria storia di Gino Bartali. È una storia che non parla soltanto di sport, di ciclismo, di grandi imprese, di imprese eroiche davvero, ma parla anche dell'impegno di Gino Bartali per salvare tante vite, per salvare tanti ebrei dal nazifascismo. E Gino Bartali nascondeva i documenti necessari a tante persone per scappare, per salvarsi dalla stretta nazifascista nella propria bicicletta. È un libro diviso in tre parti. Iniziamo con una storia raccontata a fumetti, per passare poi al racconto, alla narrazione, della storia sportiva e della storia di vita di Gino Bartali, e si conclude il libro con il racconto, delle imprese sportive, e quindi lo seguiremo su e giù per le montagne, lo seguiremo in lungo e largo per l'Europa. Una storia davvero completa che ci parla dell'atleta, dello sportivo, del campione e dell'uomo Gino Bartali, che non si è mai definito campione, che non si è mai definito eroe, ma che lo è stato di fatto. Una persona che non si è girata dall'altra parte, una persona che non ha avuto nessuna remora nell'aiutare i suoi fratelli e quindi ha aiutato tante vite a salvarsi dall'orrore nazifascista. Il nostro consiglio per questa settimana, quindi, rivolto in particolare ai lettori più giovani, ma in realtà, è un consiglio per tutti, è A colpi di pedale di Paolo Reineri, la straordinaria storia di Gino Bartali. Io vi auguro come sempre buona lettura, vi aspetto la prossima settimana con un nuovo libro e una nuova storia. Ciao!